Buongiorno, saluti, bentrovati dal campo di gara con i migliori piloti di questa importantissima manifestazione. Volete essere così gentili e pazienti? Un buongiorno si vede dal mattino, ci dite le vostre impressioni qui subito, appena il sole è alzato. Com'è la macchina? Come va la pista? Come va l'organizzazione? Tre sono i punti fondamentali. Signor Lucibello, signor Lombardi, il vostro è... Io sono Cibele Garcia. Scusatemi, ci confuso tutte cose. Comunque, Cibele, partiamo dal favorito campione. Ormai già da qualche anno ha le redini in mano di questa, di queste gare per il sud e il centro Italia. Lo diciamo con grande orgoglio perché è della Costiera Amalfitana, dei fratelli stretti a bassa voce, perché lui si tira dietro tutti gli appassionati, da Positano sono tanti, i D'Urso che lo corrono dietro, da Furore. Allora, noi sono innanzitutto contento di essere qui, il tracciato è veramente splendido, c'è un'organizzazione veramente unica. E il tempo ci ha assistito in questa splendida manifestazione e quindi credo che ci impegneremo anche noi a dare un grande spettacolo. E niente che dire, siamo orgogliosi di far parte di questo territorio che ci permette insomma di poter portare uno sport anche a conoscenza di tante altre persone. Signor Lombardo, fatti che non ti stanno più, vogliamo far comprendere bene la differenza tra una gara in salita e una gara di slalom. O fatte che non ci stanno più i birilli e uno si è già dato un ciapo a mezzo. Che cosa cambia con la gara di oggi? Innanzitutto buongiorno a tutti, mi permette di ringraziare gli organizzatori per questa manifestazione veramente al top. A me sembra più una festa che una gara. Ovviamente dopo inizia la voglia di vincere, quando abbasseremo la visiera saremo tutti lì, però c'è un ambiente sereno, bello, un'organizzazione fantastica, la location non lo dico. Io che vengo dagli slalom principalmente posso dire che le differenze sono tante, anche slalom, se viene dai campionati slalom e ne siete vincitore perché il vostro nome è io in salita dopo sì anche agli slalom. E negli slalom c'è l'imbarilabilità della frenata, la staccata, le percorrenze e le traiettorie. Qui purtroppo le velocità si raddoppiano, se non di più, perché non ci sono questi rallentamenti, quindi bisogna analizzare bene la strada, percorrenze, staccate, il cambio d'asfalto, la temperatura e quant'altro. Però è veramente una bella gara e sembra che il tempo sia clemente, anche se fa ci fa benedica. Speriamo e bene. Ci divertiremo. Intanto le velocità si raddoppiano. La sicurezza ci sta? Certo, la sicurezza non è stata lasciata al caso, quindi ci sta tutto i fattori di sicurezza che ci permetteranno di fare un grande evento che deve essere ripetuto negli anni a seguire, perché in penisola è sentito tra appassionati e tutto, e quindi deve andare tutto bene e sicuramente andrà tutto bene. Siamo pronti per dare un po' di spettacolo con tutti i big. I nostri auguri e i nostri complimenti. Quando è che iniziate a provare o l'avete già provato? Tra qualche minuto, sì. Auguri, ci vediamo sul podio per tutti voi.